Questa seconda ondata di Covid-19 sta fortunatamente riempiendo meno le terapie intensive. Come si struttura il lavoro dell'ocopedista all'interno di questi reparti? Per fortuna, diciamo così, che il percorso che abbiamo fatto da marzo ad oggi ci ha permesso di elaborare delle linee guida, delle indicazioni su come l'ogopedista poteva intervenire all'interno delle terapie intensive. Quindi abbiamo dei protocolli definiti, abbiamo molta più chiarezza su quelli che sono i dispositivi di protezione individuale, i protocolli che dobbiamo utilizzare, e quindi siamo pronte, ecco, a questa nuova seconda ondata. Devo dire che le prime impressioni che si hanno, anche se i numeri ovviamente sono molto differenti per ora da quelle di marzo, è che la situazione sia diversa perché sono cambiati gli approcci terapeutici ai pazienti e questo ha portato ad avere per ora un numero di disfagie inferiori rispetto a quelle che ci siamo trovate a marzo. Prima accennavate al percorso di riabilitazione a cui sono stati sottoposti i pazienti ricoverati in terapia intensiva durante il lockdown, durante la fase più critica, la cosiddetta fase 1. Come è stato strutturato questo percorso di riabilitazione e quali sono stati gli esiti? Sì, il percorso di riabilitazione allora è stato, diciamo, molto rapido relativamente alla disfagia quando è stato possibile, cioè nei pazienti che fortunatamente non presentavano quadri gravi, già in terapia intensiva si è proceduto al percorso di svezzamento da eventuale sondino nasogastrico o spesso era sondino comunque e canula tracheostomica per poter arrivare appunto il prima possibile a una situazione più fisiologica. E questo in molti casi è stato fatto all'interno della terapia intensiva con percorsi anche più brevi rispetto ai percorsi a cui eravamo abituati, ad esempio nel paziente neurologico da grave cerebrolesione acquisita. In alcuni casi i pazienti presentavano anche esiti di tipo cognitivo oppure esiti legati ad esempio alla voce, è stato questo un grande problema. Quindi questi pazienti poi spesso sono stati presi in carico in regime anche ambulatoriale successivamente, ecco, alla fase acuta. Però ripeto, fortunatamente nella maggior parte dei casi con buoni esiti, quindi con una prognosi positiva, ecco, rispetto a entrambe, sia all'aspetto cognitivo che all'aspetto più vocale. La fase 2 non è stata dedicata soltanto ai pazienti affetti da Covid che erano usciti dalla terapia intensiva, ma anche al recupero dei pazienti che normalmente si rivolgono ad un logopedista per delle terapie interrotte durante il lockdown. Qual è la situazione e quale potrebbe essere in futuro, visto la nuova ondata? Sì, questo credo che sia la nuova sfida, nel senso che pian piano sono stati riaperti i servizi, ma pian piano vuol dire da maggio-giugno, non prima. Addirittura i servizi ambulatoriali, alcuni o i liberi professionisti anche più tardi, con estreme difficoltà relativamente all'uso dei presidi. Lei sa che noi lavoriamo molto anche con la parola e con la voce, per cui anche lavorare con le mascherine non è facile. Per cui tutto proprio il lavorare sui presidi, su quali erano più idonei, tuttora c'è in corso anche sulle famose mascherine trasparenti, un percorso ad hoc. Quindi ecco, è stata una ripresa difficile, è stata una ripresa all'inizio molto in via teleriabilitazione o in alcuni casi alcune regioni hanno promosso molto gli interventi domiciliari. Questo perché le terapie sono state sospese per mesi, ma ecco, ci sono stati poi gli effetti negativi su questo, sia in età adulta ma anche nei bambini.